Allora, cominciamo. Ho capito. Sì, funziona, questo funziona, magari ti passo il mio dopo, sì. Mi fa molto piacere essere qui stasera per la presentazione di questo libro della Rossanda, La ragazza del secolo scorso, perché mi ha consentito di ripercorrere una serie di vicende che hanno accompagnato la mia vita di cittadina e la mia vita personale. Leggendo le pagine di questo libro ho ritrovato tante sensazioni, atmosfere, prospettive ideali, ma anche discussioni accese che si facevano nella mia famiglia con mio padre comunista e senatore del PC per parecchie legislature e mia madre cattolica e terziaria francescana, in quel clima di odio che la destra creava negli scontri elettorali, come ci ricorda Rossanda, dove i comunisti erano bollati diabolici, forche e distruzioni della famiglia. Un libro la cui lettura mi ha preso e che, malgrado la scrittura asciutta, nervosa, talvolta ellittica, è coinvolgente, provocatorio e induce alla riflessione. Si tratta di un libro di memoria e, come ci insegnano gli scienziati delle scienze cognitive, è noto che le persone anziane tendono a ricordare meglio e preferenzialmente gli aspetti positivi della loro vita. Questo libro della Rossanda è un'eccezione. Per l'aspetto critico, non nostalgico, con cui viene ricostruita l'esperienza personale dell'infanzia a Pola, poi a Venezia ed infine Milano, con l'incontro con Banfi e la Resistenza, il dopoguerra, la sua militanza comunista a Milano, i fatti d'Ungheria del 1956, la Cecoslovacchia, la Cina di Mao, i suoi viaggi come dirigente del PC, Cuba, il 68 fino al 1969, anno della cacciata dal PC, e qui il libro finisce. Adesso cominciamo i nostri interventi. Darei ora la parola ad Angelo Guglielmi. Beh, forse mi avete sentito dire più volte, visto che l'ho ripetuto molte volte, che la sola narrativa, dal mio punto di vista, di un qualche interesse è quella legata alla memorialistica, quindi biografie, epistolari, autobiografie, eccetera. È l'unica narrativa la cui lettura che io leggo con lo stesso piacere con cui leggevo i libri, i romanzi dell'Ottocento. Cioè erano romanzi centrati su un personaggio, su un personaggio simbolo, rappresentativo di un'età, di un clima culturale, e di cui raccontavano le vicende spesso dalla nascita alla morte. Naturalmente questo tipo di narrativa non esiste più, non esiste più perché non può esistere. Non può esistere perché un personaggio che rappresenti un'età, la nostra età, l'età in cui viviamo, è quasi impossibile immaginarlo, anzi è impossibile. Musil diceva che la vita non dimora più in una totalità, in un tutto chiuso e organico. Il personaggio eroe, che era quello che abitava i grandi, è andato in frantumi ed è inutile raccoglierne i pezzi. Sicché la narrativa, non riuscendo a figurarsi un eroe moderno, e allora spesso le capita di trovarlo nella vita reale, dove che è ricca di personaggi straordinari, ma dalla rappresentatività limitata, una rappresentatività ridotta, spesso limitata al piccolo pezzetto di vita e di attività in cui hanno, a cui hanno operato. Di qui, dicevo, l'accusa anche dell'egemonia culturale della sinistra per tutti i 50 anni della Prima Repubblica. E di qui anche la maggiore dignità e felicità, se preferite orgoglio, del popolo comunista, al quale non bastavano l'esclusione e le ristrettezze economiche,
la Lourdes e la sua rondevolezza e altri numerosi fatti negativi, a quel punto non più, ma mi ricordo l'atteggiamento del partito ufficiale verso la cultura, era quanto cosa che la Rossanda giustamente era quanto di più retrivo esistesse con la cultura, che l'arte serve soltanto alla politica e quindi non ha una sua autonomia, e quindi praticamente negava l'autonomia dell'arte, e quindi con il bel risultato di il metello del metello di Pratolini e il realismo agiografico e propagandistico di Guttuso. Quindi era, ma nonostante questo, non era questo, era questa grande molla che, al di là dei suoi errori molto evidenti, delle sue bugie, delle cose non vere che diceva, dei suoi comportamenti, ha trascinato il paese, ha trascinato la parte migliore del paese, e importante, e per i singoli, e per forse il paese. Allora, questa è la prima domanda: come mai questo accade? Tito Pieno che non fa altro che errori, che cumula errori, sconfitte, palle al piede, e non arresta la sua crescita. Io credo che la lettura così attenta e cortese che ha fatto Guglielmi, come dire, esprime la domanda e la risposta fino a dove ci sono arrivata io. Insomma, questo, io arrivavo a questo partito comunista già con un'altra idea. Insomma, io non sono mai stata realista socialista, per dire, ero già formata, non ero propriamente una bambina, ero molto nordica, milanese. C'è una, io credo che una delle piste per rivedere la storia del Partito Comunista, al di là delle molte sciocchezze che si dicono oggi, è anche di studiare la complessità di questa formazione italiana, che non è, del resto l'Italia è passato di tutto e rimane ancora un paese socialmente e culturalmente diviso. Allora, di fronte, al di là di questo, al di là degli errori che a mio avviso erano di interpretazione che il partito compieva, perché un conto è essere un partito nella guerra fredda attaccato alla Democrazia Cristiana, alla Scelba, dalle persone. A me hanno tolto il passaporto, nessuno lo crede quando io dico che mi hanno tolto il passaporto nel 1957, e me l'hanno restituito col centro-sinistra, dicendo che l'avevano smarrito il passaporto, non si poteva più trovare, senza che ci fosse una, io non avevo nessun carico pendente, come si vedeva. È stata molto dura. E quando hai una lotta dura come quella dell'inizio della guerra fredda e la lotta del 48, come dire, ti semplifica la vita e ti toglie anche, tu dici vabbè, adesso ho questo nemico davanti e devo difendermi, devo, infatti io non pensavo a essere forte, dopo il 48 ci siamo resi conto che viceversa la Democrazia Cristiana ce l'aveva fatta. A questa immagine, a mio giudizio, a giudizio mio e di quello di diversi compagni del no, di essere sotto l'attacco di una borghesia arretrata, tendenzialmente fascista, incapace di gestire il paese e una certa modernità che a noi pareva visibile sotto gli occhi, diffidente quindi il partito anche per tutte, diciamo, le teorie della modernità che avanzavano in quegli anni, una grande parte di noi, non credo che sia una storia solo personale, vedeva questi limiti e dava la risposta: bisogna cambiare, questo partito cambierà, è troppo radicato per non capire, e di volta in volta si trattava di passare quel limite,
di tempo. Questo capire che non era vero, che c'era solo il sovrasfruttamento per queste cose. Quando arriva il 56, il problema che noi abbiamo di fronte è ancora più pesante, perché è un conto per sapere che, come mi è capitato di scrivere, Togliatti amava di più Flora Volpini che James Joyce o Apollinaire. È un conto che tu apprendi dalla bocca stessa dei sovietici che quella società ha pagato per la sua crescita, per la sua affermazione, un prezzo intollerabile, perché io ero tosta, pensavo che un prezzo si dovesse pagare, ma non che Stalin facesse ammazzare Kiro, insomma, qui ci sono anche dei... perché qui, in questo prezzo c'era qualche cosa di più di un prezzo pagato, c'era uno sfiguramento proprio. E però anche in quel momento io e molti restiamo comunisti. Io conosco persone di primo ordine, sono iscritte nel 1956 nel Partito Comunista, perché era sotto attacco. Insomma, cosa vi devo dire? Quel partito ha sbagliato molto. Era uno strumento che è stato incapace di essere rinnovato, a mio avviso. Incapace soprattutto di capire la grande trasformazione, la grande possibilità degli anni 60. Resta la mia idea che negli anni 60 c'è stato un momento in cui perfino fra i blocchi c'è stata un'attenzione l'uno all'altro, per cui erano i momenti in cui la storia poteva andare in un altro modo. Il Partito Comunista non capisce, quindi non capisce il 68. Guglielmi dice, mi pareva drammatico che giudicassero un grave errore, un tragico errore, l'invasione da parte sovietica della Cecoslovacchia, e un gruppo di persone come noi giudicava che questo era qualche cosa che alla radice rovinava, impoveriva, dava il segno di qualche cosa a cui si era passati oltre. E solo al momento in cui hai la sensazione, non che il Partito Comunista ha appoggiato, ha taciuto su molte cose gravi, ha sbagliato, ma nel momento in cui penso che non capisce più niente della realtà italiana, pur avendo ancora un enorme seguito di crescita elettorale, perché la crescita elettorale va molto oltre il 68, arriva fino al 34, quando le analisi del PC sono, a mio avviso, tutte errate. Fino a quel momento io resto attaccato al Partito Comunista, e da quel momento in poi io mi sono fatta, ma non sono poi uscita, perché non avevo nulla a che vedere con questa uscita. Io penso sempre di uscita, lo sono loro che mi hanno cacciato, insomma, grazie a Dio che mi hanno cacciato, se no mi sarei trovata in situazione oggi di essere, con tutto il rispetto, un fascino, non è che mi sentirei molto in ordine. Fino a quel momento Bertinotti non è uno dei miei. Bertinotti è quello che rimane di un no alla società come va oggi, e io il no alla società come va oggi gli do una mano, come l'ho dato al Partito Comunista fino al 69, perché la società come va oggi, primo, siamo in una melma politica e ideologica che non conoscevamo neanche dal 1948, e qualche cosa ce lo dovremmo pure chiedere. Secondo, viviamo un processo di assoggettamento umano insopportabile, e io non credo che né con le posizioni, diciamo, con le nostre assemblee di stasera e con l'attenzione che ci diamo così affettuosamente e reciprocamente, né con le moltitudini di Antonio Negri,
né con le lotte di Scanzano, per dire, o di, della Valle di Susa, riusciamo a invertire questo meccanismo distruttivo. Quindi per me la fine del Partito Comunista è stata la fine, l'incapacità di capire, ma il rimanere senza uno strumento. E io credo che questo, lo credo ancora, per un breve tempo mi sono illusa, e adesso Gianni era piccolissimo con me allora, il più giovane di tutti, al manifesto di 18 anni, cosa vedi che non si è venuta, che noi avremmo rimesso in moto questa società. Non basta una minoranza inorganizzata per riuscire a influire in questi, a giocare. Questa è la ragione per cui mi ha tenuto col PC. Finché, come dire, la sua ragione di esistere mi è passa al 90, all'80, al 70, al 50% valida, io sono rimasta nel partito e non ne sarei uscita. Non avevo ragione di buttarmi fuori, perché insomma io la pensavo su troppe cose diversamente. L'Unione Sovietica andava criticata negli anni 60. Negli anni 60 l'Unione Sovietica, quando è morto Stalin, era un sistema aperto non dalle sue virtù, ma dalle sue incertezze. La questione non è stata una cosa da poco, il travaglio degli Stati Uniti nel periodo insomma della lotta contro il Vietnam e dei Kennedy, che sono figure così diciamo ambigue, non era da poco diciamo la crisi iniziale della socialdemocrazia. Lì i partiti comunisti e l'Unione Sovietica hanno sbagliato tutto. E nel momento in cui non difendono più la parte, diciamo, assoggettata alla popolazione, io li lascio. Ma non li lascio tutta contenta, cioè mi sono liberata, finalmente, posso dire quello che voglio delle arti figurative. Che me ne importa, volevo dire quello che voglio delle arti figurative? Poco me ne importa. Rispetto a questa, forse anche ossessione che poi è segnato la mia vita privata. Che voglio cambiare il mondo, da sola non ce la faccio, avrei bisogno di un grande strumento per cambiarlo, avrei bisogno di una grande capacità intellettuale collettiva per cambiarlo, questo non lo sopporto. Forse sarà anche, ormai è diventata una fissazione, come dicono le mie amiche, però fino allora io sono... Questa è la risposta, Guglielmo. Io sono rimasta, come molti di noi qui, sono rimasti più o meno vicini, legati, attaccati, finché è stato un principio di diversità. L'ho tirata troppo in lungo, no, ma sono il suo, era anche questo. Bene, adesso diamo la parola a Franco Moretti. Ma allora, questa è un'autobiografia, quindi io comincio da una questione personale, anche un pochino diciamo nascosta in questo libro, e la metterei così: se mi fosse capitato di essere il redattore dell'Einaudi a cui arrivava questo libro, credo che avrei preso il telefono e chiamato Rossanda e detto: guarda, il libro è bellissimo, 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 però c'è il titolo sbagliato, come La ragazza del secolo scorso. Io ho qui il documento sul computer, ragazza compare una manciata di volte nel libro e poi di solito compare in forma generica. A una ragazza viene suggerito questo, qualcuno fermava urbanamente una ragazza. Riferito a Rossanda c'è una... molto divertente, fantasia inconfessabile da ragazza, come lei la chiama, che io non ripeto, e ci sono poi, ripetuto due volte, io sono stato una ragazza grigia per i tardi anni 30 di cui si parlava prima. E una ragazza grigia è quasi una contraddizione in termini, no? È come dire una ragazza non ragazza, e quindi il titolo diventa sempre più strano in un certo senso mentre uno legge, se non fosse perché poi ci sono alcuni passi
in cui viceversa la parola viene fuori con tutta la sua aureola solita, è una ragazza allegra e coraggiosa e sentimentale, rossa di collere e di piacere, che si arrabbia e dimentica, bella, vivace, curiosa, un piglio facile di entusiasmi e commozioni, una ragazza che andava protetta, questa ragazza ragazza. Però non è Rossanda, è sua madre. Tutte queste parole sono tutte riferite a sua madre. E ecco, quando mi sono accorto di questa cosa nel libro, di questo cortocircuito, diciamo, tra il titolo e un personaggio che non è l'autrice, che però le è così vicina, mi è parso una cosa molto strana, anche molto bella. Io non ci voglio elucubrare su, la metto qui e poi se Rossanda vuole ci torna su lei e così via. Verso la metà del libro di questa ragazza del secolo scorso salta fuori un'altra espressione, che è la compagna di Milano. Questo è davvero il titolo che riassume questa vita. No, non è detto che l'ufficio commerciale dell'Einaudi avrebbe passato un libro col titolo La compagna di Milano. La compagna di Milano è un'espressione, è in realtà una cattiveria. È una cattiveria detta da Togliatti in Comitato Centrale, perché Rossanda ha criticato Suslov, niente meno, e allora lui fa finta di non ricordarsi come si chiama. Da pazzi, Togliatti, diciamo, è un po' una cosa del libro che forse mi sarebbe piaciuto diversa, diciamo che del despota illuminato si vede molto l'aggettivo e non il sostantivo. Vabbè. Però certo la definizione secondo me è azzeccatissima, perché, e per tante ragioni. Intanto perché Milano è la gioventù piena di Rossanda. Questo libro è molto diverso da un altro libro, per altri aspetti simili, no? Un'altra autobiografia di intellettuale comunista, che è quella di Azor Rosa di poco tempo fa, perché Azor Rosa punta tutto sulla fanciullezza, su lui bambino. E ora il problema della fanciullezza è che un bambino quasi per definizione non può mai sbagliare, fare tante cose sceme, però non può sbagliare, insomma, no? E quindi manca questo aspetto della vita decisivo, che è quello della scelta, della possibilità dell'errore. Su questo la ragazza del secolo scorso è molto diversa, perché una giovane donna sì che può sbagliare, specie se fa delle scelte non ovvie e delle scelte rischiose. E Rossanda, pare a me, illumina benissimo, un Bildungsroman, sì, anche questo, illumina benissimo questo aspetto della gioventù, che è slancio, convinzione, passione, poi mal di pancia, ma lo so fare, l'ho fatto bene, dovevo farlo. Non me ne vanto e non me ne pento, scrive a un certo punto Rossanda a proposito di una duplice condanna a morte decretata da un tribunale partigiano che non la convince per niente, ma non la convince neanche ad andarsene. Ecco, non me ne vanto, non me ne pento, è un motto di molte di queste pagine, pare a me. Milano, ecco, a Milano succede in fondo tutto, l'università, la resistenza, la fabbrica, i comizi, la casa della cultura, persino un viaggio in URSS parte di qui. Ed è questa una Milano dai contorni molto precisi, operaia e borghese, lotte sociali e illuminismo intellettuale. C'è una notte del 56 in cui Rossanda sta fino a mezzanotte alla Brown Boveri e poi credo fino alle ore del mattino alla Casa della Cultura. Lotte sociali, illuminismo, il libro non le identifica affatto, Rossanda non le ha mai identificate, sarebbe un mito farlo. Metterne in rapporto però sì, questo sì che si può fare e si deve fare, e metterne in rapporto ragionando. Ecco, ragionare è il verbo che spesso accompagna il racconto dei suoi comizi. Devo dire, a me ha subito fatto venire, mi ha subito evocato i suoi articoli sul Manifesto, no? Questo ragionare, dialogare, questo scritto parlato che è sempre molto parlato, anche rilassato per certi aspetti, però anche sempre intransigente, molto preciso, molto netto. Uno stile per quelli della mia età, io volevo scrivere come Rossanda, ecco, per metterla in modo semplice, mi sembrava il modo giusto di scrivere. Uno stile che in fondo dice questo: per scontrarsi bisogna capire, per capire bisogna distinguere.
non credo che Rossano abbia mai subito il fascino della dialettica, un termine che nel libro che non compare mai, insomma, le metamorfosi, i salti, le conciliazioni, per carità. Capire significa dare dei contorni alle cose, ecco, anche questo io credo che lei l'abbia imparato a Milano, però in un posto un po' decentrato rispetto all'Asia, cioè sembra, stando racconto, l'ha imparato dal suo professore di storia dell'arte, un certo Marangoni che io non conosceva, che non conoscevo. Vedete qui com'è giusto, questa è Rossanda che parla di Marangoni, vedete qui com'è giusto, giusto indicava un cadere definitivo del disegno della luce nei bianchi e neri della lastra. La prima che mi squarciò il modo di vedere doveva essere i coniugi Arnolfini, incredibile, si Van Eyck, diciamo, ti assomiglia con me. Io credo che questo stile così profondamente politico, stile di scrittura ma anche stile personale di Rossanda, debba molto alla storia dell'arte. Fateci caso, molti grandi storici dell'arte la prima cosa che fanno è descrivere il quadro di cui vogliono parlare, che in un certo senso è assurdo, perché qui scrivono, qui c'è la foto è sempre più bella, sempre più precisa, digitale, a colori, così. No, la tempra di molti storici dell'arte sta nel, per prima cosa, trovare le parole per ciò che in parole non è, per ciò che è un altro linguaggio. Io credo che, cambiate le cose da cambiare naturalmente, la politica abbia un problema simile, la politichetta no, perché di parole ne usa pure troppe, affoga nella chiacchiera e così via, però i grandi conflitti, le grandi crisi politiche, là dove c'è poi appunto fumo, frastuono, sangue, beh, quelle sono opache, e anche lì per scontrarsi bisogna capire, per capire bisogna distinguere. Questo a me è sembrato la voce di Rossanda, lo scritto di Rossanda, è stata un po' questa compagnia ferma in tutte le grandi crisi politiche, Cile, Portogallo, anni di piombo, e credo che appunto alla lontana questo stile venga di lì. Milano, poi Roma, stavo... leggevo il libro, mentre leggevo appunto la parte dal 43 e dal 50, dicevo, ma perché non finisce con la partenza per Roma, Botteghe Oscure, che può aggiungere? La scelta comunista a quel punto diventa istituzionale, poco interessante, poi non è vero, resta interessante perché Rossanda continua a studiare, a interrogarsi, a dissentire, ma c'è una ragione più profonda per cui Roma, molto meno interessante di Milano, resta secondo me, però Roma ci deve essere, e la ragione, diciamo, una ragione vicina a, è una ragione in senso lato di umiltà. Umiltà non è proprio la primissima parola che viene in mente pensando a Rossanda, però bisogna dire la verità, lei ha scritto la vita di se stessa come una vita che acquista senso, o comunque non tutto il senso, ma molto senso, dentro e in parte grazie a un'istituzione, anche nello scontro con l'istituzione, Rossana Rossanda, dentro il PC. Come dire, questa è la vita, la storia di un intellettuale di partito. E visto che di questi tempi di intellettuale di partito, come dire, questa è la storia di uno pterodattilo, io, oddio, vista la composizione di questa platea, in realtà penso che molti qui lo sanno, però provando a ragionare a voce alta su che cosa ha significato questa figura, che era una grande figura del secolo scorso, l'intellettuale di partito, grande, insomma, luci e ombre caravaggesche naturalmente. Ecco, molto banalmente, ho ancora due o tre minuti se mi permettete, è una persona che fa l'intellettuale dentro un partito. Ecco, in questo Rossanda è più simile alla prima generazione del cosiddetto marxismo occidentale, cioè Lukács, Gramsci, Korsch, che cominciarono appunto tutti come intellettuali di partito, che non alla seconda di Della Volpe, Sartre, Adorno, Marcuse, Horkheimer, Althusser, che erano dei professori fondamentalmente. E qui io credo che il periodo della Casa della Cultura è la chiave, c'è un partito, una linea, una visione del mondo, ecco, poi c'è uno spazio strano, mezzo dentro e mezzo fuori, come appunto l'intellettuale di partito, dove si discute anche con chi non è d'accordo, e Rossanda è sempre stato a suo agio nel conflitto. Io ero un militante di base nel Manifesto negli anni 70, trotskista, quindi all'opposizione, me la trovai di fronte a un congresso di sezione universitaria, le sparai più grosse che potevo e lei fu non solo democratica ma cavalleresca. Ben inteso, gli intellettuali di partito di solito sono l'opposto di tutto questo.
Zdanovismo fu la vera sudditanza del PC all'Unione Sovietica, lo scrive Rossana stessa. A lei va questo gran merito di aver mostrato che l'intellettuale di partito poteva essere il rappresentante della ragion critica dentro il partito anziché l'emissario del partito dentro i cervelli. E poi un'ultima cosa che io credo merita di essere detta, specie qui in università, che era poi la carriera spalancata di fronte a Rossanda, 25enne, e lasciata da parte per la politica. Ecco, oggi all'università noi siamo abituati a vedere tra la ricerca, il pensare, così, e non solo l'insegnamento, ma la trasmissione, la democratizzazione, la divulgazione del sapere, una contraddizione, cosa, o fai l'una o fai l'altra, insomma. La versione più alta, secondo me, dell'intellettuale di partito si basava sull'idea che in certe circostanze tra le due cose può non esserci contraddizione e che anzi la democratizzazione del sapere certe volte può essere la leva che fa scattare la creazione di nuovo sapere. Rosa Luxemburg, Hilferding, Lukács, Korsch, tutti questi insegnarono in circoli operai o scuole di partito. Gramsci inaugurò il giornalismo comunista in Italia. La cosa decisiva qui, io credo, era il pubblico che gli stava davanti più che lo stato dei maggiori del partito. Naturalmente l'intellettuale di partito ha sempre tutte e due le cose, un po' è il suo tableau e la sua maledizione, c'ha della gente davanti e qualcuno dietro le spalle. Al suo meglio è una figura che spinge l'energia verso la gente che gli sta davanti cercando di dimenticare chi gli sta dietro le spalle. Verso la gente che gli sta davanti, perché questo pubblico, questa classe, un tempo almeno, ancipite, nel senso che da una parte quasi poco più che alfabetizzata, dall'altra potenziale classe dirigente, e quindi pone questo compito a chi le parla. Primo, ripartire da zero. Secondo, arrivare fino in fondo. Che è proprio, diciamo, il sogno della creazione culturale. Erede della filosofia classica tedesca, diceva, ma forse erede dell'illuminismo sarebbe meglio, perché appunto anche nell'illuminismo c'era questa passione del ripartire da zero e andare fino in fondo. Ecco, questo si è molto ammembiato. Io credo che lo stile politico-intellettuale di Rossanda, di cui parlavo un minuto fa, ma credo anche che il Manifesto Quotidiano nei suoi primi anni fossero degli esempi di questo incontro tra democratizzazione e scoperta, invenzione, l'incapacità di sapere, diceva, cioè, questo la tormentava nel PC e vorrei una capacità intellettuale collettiva. Ecco, tutto questo è molto svaporato. Il successo enorme del libro di Rossanda, è meritato il libro di Rossanda, è il segno che forse si può ricominciare a ragionare di questo. Come? Io non lo so. Però ecco, questa vita raccontata in questo libro ci mostra che è giusto farlo e che è anche possibile farlo. Due cose brevissime. Ho scritto una lunga recensione al libro di Rossana e quindi non ripeterò le cose dette e scritte, anche perché davanti a lei non ho il coraggio di ripeterle, quindi già è stato complicato scriverle. E, quando io ero un ragazzino del Manifesto, mio padre, che col suo telefono, i suoi giornali, sosteneva praticamente la redazione di Palermo alla quale io lavoravo e che non era per niente comunista, diceva: spiega una cosa, ma voi del Manifesto, quanti sono qui di ex Manifesto? Alzino la mano, gli ex, la parte sana del paese. E diceva: ma spiegami che comunisti siete, che non siete sovietici, non siete del PC, non siete cubani, non siete castristi, non siete filocinesi, non siete sovietici, non siete francesi, non siete come c'è, ma che comunisti siete? Adesso che sta leggendo il libro di Rossana, mi ha detto: ho capito finalmente, siete comunisti dell'educazione sentimentale, perché i padri invecchiano, i figli invecchiano, ma non smettono, diciamo, di prendere in giro i figli.
E viceversa, io però noi siciliani abbiamo difficoltà a prendere in giro il padre, diciamo. Noi, mio figlio prende in giro il me che è americano, e quelli non hanno questo tipo di problemi. Vorrei brevemente raccontarvi un paio di cose che so di Rossana e che fanno, credo, da quadro a questo libro. E non era facile lavorare con Rossana, e non era facile rapportarsi a lei. E io l'ho conosciuta perché, come sempre, c'erano dei problemi. Franco ha ricordato che si è scontrato con Rossana. A me è capitato, Franco, rapporti inversi, perché io invece ero un manifestista di stretta osservanza, e quindi mi toccava scontrarmi con Vittorio Foa, e mettiamo a 19-20 anni un'assemblea, una riunione, pronunciai una dura requisitoria contro Foa, che era stato costituente, segretario della CGIL, partigiano, 8 anni in galera. Io forse avevo dato un esame di filosofia teoretica. E quando tornai a sedere, totalmente catafratto, sapevo che mi avrebbe seppo. Invece lui fu gentilissimo e carinissimo e cavaliere, perché non era per bontà, perché c'era una vera curiosità intellettuale in questa generazione, nei nostri confronti, che noi non abbiamo per la generazione che invece è venuta dopo di noi. La prima volta che ho conosciuto Rossana avevamo appunto dei problemi, e i compagni, come si diceva allora, e mi hanno mandato a parlare con Rossana. Io avevo 17 anni, Rossana mi ha guardato dal suo tavolo e mi ha detto: va bene, torna a trovarmi alle 3:30. Io ho detto: dove vado? Adesso Roma non la conosco, magari mi sperdo, mi siedo qui ad aspettare. E sono cominciato alle 2 ore più lunghe della mia vita in attesa di questo colloquio con Rossana. Quando finalmente al mio orologio vedo le 3:30, busso, apro la porta di questo piccolissimo studio dove stava Rossana, e Rossana molto gelidamente mi dice: sì, compagno. E dico: ti ricordi, avevamo appuntamento alle 3:30 per parlare dei problemi della Sicilia. Rossana guarda il suo orologio e dice: sì, compagno, ma sono le 2:30 adesso. Perché tale era stato il mio nervosismo che non mi ero accorto che era un'ora anticipo. Quindi ci fu un'altra ora di attesa mortale prima di sottoporli questi importantissimi. Era un po' complicato lavorare con Rossana. Passava García Márquez dal giornale e diceva: ragazzi, ricordatevi, è la persona più intelligente che conoscerete nella vostra vita. Mentre discutevate di qualche problema del giornale, la segretaria o la segreteria o il centralino, quello che c'era al manifesto, era una cosa che una volta chiamarono le Brigate Rosse, e la signorina gli disse: mi dispiace, non c'è nessuno in questo momento. E un'altra volta disse: non lo so, c'è un signore Pertini, dice che chiama dal Quirinale, è arrabbiato per la frana del Friuli, non so. E diceva: Rossana, c'è Sartre. E Rossana: di che richiamiamo? Ma Rossana, c'è anche la Simone de Beauvoir. Ho detto che richiamiamo. E a me già pareva una grande audacia da parte di questi ragazzi che loro interrompessero Rossana che parlava per dire che c'era Sartre dall'altra parte del telefono. E non era facile, perché è un rapporto molto familiare. Quando io sono andato via da Palermo, io sono andato a chiedere il permesso a Rossana per andare via, e abbiamo fatto una chiacchierata di cui lei non si ricorda, ma io sì, al Bar Roma, un bar che non c'è più adesso a Roma, in via del Corso. E l'ho detto: fondamentalmente, io vorrei venire a Roma e lasciare i miei genitori che sono anziani. Mio padre era più giovane di me adesso, ma io lo consideravo ovviamente anziano, che è una diffida a tutti i ragazzi di pensare la stessa cosa di me. E Rosa disse: no, c'è un momento in cui bisogna separarsi dal proprio mondo e venire in un'altra, fare delle altre cose, staccarsi dalle cose che si sono fatte finora. C'era un senso non paternalistico, che io rimpiango molto, che era molto prezioso, che era il senso del fare le cose. Una volta Mendola dice a Rossana, credo prendendola anche un pochino in giro: beata te che hai letto Storia e coscienza di classe di Lukács, ed è una battuta da parte di un esponente della destra comunista, e Rossana risponde: beh, leggilo anche tu. Che è un'altra controbattuta, che vuol dire: quando vuoi fare le cose, falle, non c'hai mai bisogno di rinviare, non c'hai mai bisogno di chiedere o di chiedere che qualcun altro faccia le cose per te. Noi questo senso del fare le cose, del prendere la vita in mano, dell'agire la vita,
ce l'avevamo moltissimo. E ce l'avevamo, come credo questo adesso manchi moltissimo alla generazione nuova in Italia, mi capita spesso di lavorare adesso con ragazzi e ragazze, e gli dico, ma sai, mi piacerebbe tanto fare questa cosa, la mia risposta è fallo, perché non la fai? Ma devo chiedere, c'è molta più esitazione laddove in noi c'era invece un eccesso di sfrontatezza. E la diversità di Rossana rispetto agli altri padri fondatori del manifesto era nella sua generosità. E Pintore era un grandissimo maestro, ma era un grandissimo maestro che voi dovevate copiare, cioè lui faceva delle cose e se voi eravate abbastanza intelligenti lo imitavate e imparavate da quello che lui faceva, ma non veniva mai a dirvi hai sbagliato questo, hai sbagliato quello. E Natoli era troppo severo. Una volta mi ha detto, hai letto questa cosa sul Sole 24 Ore? Erano le 9:25 del mattino. Ho detto, no, non l'ho ancora visto. Compagno, sono le 9:25 e non ho ancora letto il Sole 24 Ore. E Valentino, ho parlato, era troppo un fratello maggiore, non c'aveva voglia di... Era una persona che seppur non avevi letto il Sole 24 Ore mai nella vostra vita, vi voleva bene lo stesso e non vi importava niente. Mentre Rossana è una persona generosa, è una persona generosa di contatti, a cominciare dal compagno di Rossana, Carollo, al quale il libro è dedicato, e che è una persona straordinariamente gentile. Una volta gli dissi, mi piacerebbe intervistare il segretario del partito laburista inglese, Michael Foot, gli disse, perché non lo intervisti? Quello è il segretario del partito laburista inglese. Preso un pezzetto di carta, scrisse un nome, secondo me Rossana è una sua fidanzata prima di te, ma comunque scrisse il nome di uno delle segretarie di Michael Foot, me lo diede, disse vai a Westminster e intervistalo. Io andai a Westminster, pensavo che mi arrestassero con quel bigliettino, invece c'era veramente una signora che dopo 10 giorni mi portò dal segretario e facciamo un'intervista. C'era l'idea che il sapere dovesse passare di generazione, che le esperienze dovessero passare di generazione, e c'è un'idea non paternalista del sapere, cioè che il fatto che essere più anziani, avere più esperienza, avere più cultura, avere più potere, ti desse una tu di maggiore saggezza, e c'era anzi una curiosità, perfino eccessiva da parte mia, io sono molto più paternalistico di loro, perfino eccessiva nel fatto che essere giovani, essere venire con altre nuove esperienze fosse, desse una chance. E Rossana insegnava a scrivere a persone che veramente poteva risparmiarsi anche il tempo, e Rossana dava i libri. Rossana veniva in redazione con un libro, uno dei libri fondamentali per la mia formazione, Le vite tedesche di Walter Benjamin, mi ha dato Rossana per un mio compleanno di qualche anno fa, e perché capiva dove tu eri debole e allora ti dava qualcosa per farti crescere. E non era mai nel rapporto di lavoro intimidente, però era intimidente come lo sono quelli che giocano bene a tennis, che ti dicono, beh, ma è così facile, guarda, perché gli viene dall'allontanamento naturale, tu provi per 15 giorni di seguito, quel colpo lì non ti riesce mai. E quest'anno ho insegnato a Princeton un corso sulla nuova scrittura italiana e abbiamo lavorato sull'altro libro di Rossana, che vi incoraggio a leggere e gli editori a ristampare, Il viaggio inutile, dedicato in Spagna, su questo ci sono solo alcune pagine, quando vai in missione segreta clandestina in Spagna. Quel libro è stato scritto un capitolo al giorno per pubblicarlo in diretta sul manifesto e perché avevamo poche storie quell'estate, e Rossana ha scritto quel libro un capitolo al giorno. Mi usavo le occhi. Esattamente, e il libro è lì nella forma in cui è stato scritto. Per chiunque di voi conosca la scrittura, io sono in totale dissenso, Angelo lo sa, con la sua idea che la narrativa come è solo memorialistica, questo per cui pur volendoci molto bene, ogni volta che faccio un libro lui lo stronca, ed è la stroncatura più affettuosa di tutte, e continueremo così, ma alla fine lo convincerò. E Franco lo sa, scrivere un libro a un capitolo per volta è come correre una maratona al giorno per un mese, è qualcosa che richiede una disciplina straordinaria. Questa disciplina Rossana l'aveva e la insegnava, e di questo credo che tutti quanti noi le siamo molto grati. C'è una tragedia dentro questo libro che io non voglio celare, di cui parlo per estesso nella recensione, e che in conclusione non voglio celare, perché questo è il libro di una grande sconfitta,
e questa sconfitta è raccontata in questo libro con una lucidità e una capacità di guardarsi che è veramente unica. C'è un piccolo aneddoto: quando Rossana viene eletta deputata, vi dico sinceramente, Rossana è la persona più disinteressata dal punto di vista dei soldi, del potere, che io abbia conosciuto nella mia vita. Non sono tantissime, ma quelle che ho conosciuto è veramente la più disinteressata. Tantissime volte, ancora adesso, se volesse andare in Parlamento, basterebbe fare una telefonata, la faccio io per lei e la mettono in 2 o 3 liste. Ma diciamo, l'aspetto esteriore del potere non l'ha mai sedotto, affascinata, o i soldi o apparire. Però racconta in modo vero che quando entra a Montecitorio per la prima volta, il picchetto che fa la guardia si mette e scatta sull'attenti, questo le dà un brivido. Ecco, non trovate nessun altro parlamentare così onesto da dire quello che è la verità, che quello che sarebbe per chiunque di noi entrasse a Montecitorio, vede un simbolo, vede 2 soldati, si mette sull'attenti, magari non l'ammetterà, ma c'ha un brivido di identità, di autoconsapevolezza. E questa spietata onestà individuale che la portò a scrivere il famoso articolo sull'album di famiglia, dicendo che le Brigate Rosse non erano sedicenti, ma venivano dritte dalla cultura, non della sinistra, ma dritte dalla cultura del Partito Comunista, e dritte dalla cultura del Partito Comunista di questa zona, di Reggio Emilia, dell'Emilia, di Bologna. Com'era? Adesso sembra facilissimo, ma allora non fu per niente facilissimo dirlo, e la reazione fu la solita reazione. Fu la reazione, ci divide profondamente, questo mi spiace, il giudizio su Ingrao, che Rossana considera poco meno che lo Spirito Santo incarnato, e io considero un bravo uomo che, quando ha visto i suoi allievi prediletti svillaneggiati come al soldo dei braccianti nel 1971 sull'Unità, non ha avuto il coraggio di dire: oh, saranno magari dei cretini, ma non sono pagati dagli agrari siciliani, è una sciocchezza, dillo. Non ci voleva niente a dirlo, non l'ho avuto mai questa prontezza, questo per me conta, e invece Rossana, la sua generosità, lascia perdere. La sconfitta è che questa vittoria del cambiare il mondo e come lo si voleva cambiare non c'è stata, e dove, secondo me, vedremo il seguito, il secondo volume, cioè La donna di questo secolo, questo è il titolo che io suggerisco, La donna di questo secolo. Non è vero che tutto è così tragico, non è vero che tutto è così tragico, perché benché ovviamente il mondo di oggi sia un mondo pieno di cose terribili, di enormi contraddizioni, non milioni ma miliardi di esseri umani sono usciti dalla povertà negli ultimi 25 anni. Noi vediamo tutte le sere la guerra in Iraq con le sue immagini spaventose, ma il 2005 è stato l'anno in cui meno persone sono morte nelle guerre, in conflitti armati della storia dall'inizio del Novecento a oggi. La globalizzazione presenta ovviamente delle contraddizioni agghiaccianti, e presenta però enormi opportunità di dialogo, di coesistenza. Sta a noi giocare la partita aperta. E noi giovani a un certo punto siamo entrati in conflitto, come tutte le famiglie, con i padri. Io arrivai persino ad appendere un manifesto di Guerre Stellari nella stanza delle riunioni del manifesto, e Rossana mi tende il muso. Sì. Mi tende il muso per mesi, e il critico Silvestri cominciò a dire che il cinema americano di massa era meglio del cinema europeo d'élite, e il fratello di Franco lo stroncò in un film, ti ricordi? Leggendo la sua recensione, schifato. Eravamo diventati noi un po' teppisti, un po' cattivi. E come in tutte le famiglie, a un certo punto arrivò a salutare, credo per Rossana, Luigi, il tempo di andarcene. E la tragedia di questo libro è quando Rossana incontra la poetessa Akhmatova, che era stata durante l'assedio di Leningrado, ha perso il figlio nelle purghe staliniane, la più grande forse anima della Russia che resiste sotto lo stalinismo. Presentano all'Akhmatova Rossana e le dicono: ecco la signora Rossana. L'Akhmatova, con questo gesto da grande
dama, io non l'ho conosciuta, ma ho conosciuto la Nina Berberova, che, come dire, immagino che la gestualità fosse simile, e da, stende la mano, e il, chi presenta Rossana dice che è responsabile degli attuali comunisti, e l'Akhmatov ritira la mano e non le stringe. Allora, la sconfitta è questo gesto, cioè che l'Akhmatov non stringe la mano a Rossana. La vittoria nel fatto che io immagino che oggi l'unico testimone, l'unica memoria di questa, di questo aneddoto sia in Rossana. Nessuno lo racconterebbe. Nessuno racconterebbe che l'Akhmatov, io forse racconterei che mi ha detto, ah, bravissimo. La, ma non per cattiveria o perché sono bugiardo, ma perché la memoria ci fa ricordare sempre il passato nel modo più favorevole per noi. Invece quest'occhio crudo, quest'occhio crudele verso se stessi, è il grande pregio dell'autrice e il grande pregio del, del libro. Due cose in conclusione. Io credo che l'Akhmatov, se avesse conosciuto bene Rossana, le avrebbe stretto la mano, anche se era responsabile dei, gli intellettuali comunisti. Perché, vedete, questa è un'epoca di grandi pentimenti. Io, le mie stupidaggini le ho sempre fatte in pubblico, firmandole sui giornali, quindi sono tutte negli archivi e non negabili. Ma la ragione per la quale non sono pentito di nulla delle cose fatte da ragazzo, anche quelle più sciocche, è perché, vedete, questi signori, Rossana, Pintor, Valentino, in qualunque regime sovietico, sarebbero stati i primi ad andare alla forca. Non è che avrebbero mandato nessuno alla forca, ma sarebbero stati i primissimi ad andare alla forca. Grazie. Adesso aprirei le domande al pubblico. Sì, voi... Volete prima sentire un po' lei? Voglio sentire, sì. Bene. Voi non sentite. E possiamo stare qui fino, credo, alle 7. Allora, naturalmente sto facendo una ruota con un pavone dopo questa serata, questa attenzione anche molto... per me è molto lusinghiera sul libro, anche perché gli amici di Einaudi lo sanno, io l'ho scritto in molto tempo, con molti intervalli e con molti dubbi sulla sua qualità formale, in modo particolare sulla differenza della scrittura che mi riusciva agevole, sulla memoria, la giovinezza, eccetera, e la difficoltà di scrivere in maniera che fosse comprensibile quella che è stata la problematica di una comunista negli anni 50, 60 e successivi. Quindi, quando me lo chiedevo, ci voleva una pizza questo libro qui, perché il fatto che vada, che sia letto con questa attenzione e gentilezza, come dire, mi dà delle risposte a delle domande che io mi facevo. Non è, io non sono una poetessa che scrive per se stessa, lì è stato un libro di intervento politico-culturale, nel quale poi ha funzionato il gioco della memoria. Io credo che non si rifletta mai sulla propria vita come quando si è costretti a scrivere, almeno per qualcuno come me che non ha mai tenuto un diario. È che allora ci si rende anche conto come la memoria ti costruisce, la memoria è la cosa meno come dire, non è un sedimento, è una roba che ti viene fra le mani, che sfugge. Io ho perso un intero congresso per il quale sono entrato nel 2030, non ho barato in questo libro, quindi è pieno di errori fattuali. Alcuni mi sono stati segnalati, altro questa maledetta memoria di colpo me li ricordo. Cioè, ma tu perché hai scritto che Fidel Castro ha fucilato i fratelli e la guardia? Quando sai benissimo che c'è uno che si chiama Antonio la guardia, Tony la guardia, sai chi era, chiederesti a Castro adesso perché hai fucilato ciò e Tony la guardia, e dove diavolo sono spuntati questi fratelli e la guardia? Non l'ho passato io il libro stavolta. Non è passato, forse, vabbè, insomma, se saresti stato capace di farlo, insomma, vedi che cattivello.
Ma insomma, ti incontri anche con la memoria, la quale dimentica, falsifica e forse anche costruisce. Certo. Forse anche costruisce. Io bisognerebbe intervistare quelli che mi hanno visto crescere e che non sono affettuosi come Gianni Riotta, e dire quella lì però dice delle cose che non erano poi quelle. Io mi rendo conto che sono stata anche insopportabile, però questo lavoro della memoria mi ha da una parte difeso, dall'altra interpellato, difeso dalla necessità di scrivere cose che io sento sarebbe di grande utilità, una storia meno, come dire, traumatizzata del Novecento. Adesso parlare del Novecento e parlare dello schifo assoluto sembra la stessa cosa. Parlare del... Cioè, parliamo dei comunisti. Io sostengo che i comunisti sono stati l'asse, il sale, uno degli assi, il sale del Novecento, e la cui sconfitta e il cui errore, perché non sono stati sconfitti dall'avversario. Questo dobbiamo sapere, siamo sconfitti da soli, in presenza di un avversario molto duro, ma l'Unione Sovietica non è implosa perché lei era l'attaccata, non è stato questo. Cioè, proprio, è stato il simbolo di una caduta su se stessi, di una cosa... Eppure io, per esempio, la storia dell'Unione Sovietica va ancora fatta. Io non considero che l'Unione Sovietica sia stato il sogno di un pazzo recitato da un ubriaco, come più o meno viene adesso definita. L'altro giorno, appunto, sul Corriere Geminello Alcia ci racconta, non sa cos'è il vero volto di Mao Zedong, non lo sa neanche lui, e neanche i libri che cita, perché dice 1920, lo sa nel 1927 Mao Zedong faceva impiccare gli americani. Nel 1927 Mao Zedong non è in grado di far impiccare nessuno, per la verità, perché fino al 31 non ha avuto il minimo potere. C'è un elemento fantasmatico che non è che io voglia abbia voluto in questo libro, anche se ho voluto difendere la memoria dei comunisti. Io non ho risentimento verso il Partito Comunista. Fra l'altro penso che mi abbia fatto quasi un piacere mandarmi via nel 69, così non sono più pasticciato negli anni successivi. Però non ho risentimento, perché penso che sia stata una grande esperienza di acculturazione e politicizzazione di un paese che io non amo molto. Io credo che quello che sta avvenendo in questi anni, il berlusconismo, non è qualcosa di imposto, c'è qualcosa che sta, insomma, nelle viscere della società italiana, di una società nata tardi, che non ha una grande identità, non ha una grande tradizione, e sulla quale il Berlusconi, che non è affatto uno sciocco, lavora, da voce lavora a questo. Io credo che noi siamo stati l'anticorpo, ed è un partito anche curioso, strano, perché è poi nato molto nella guerra, nella resistenza. Sapeva nulla degli anni 30. Io, è vero che io dico non sapeva nulla di Gramsci, un uomo che non è neanche sentito. E questa cosa io la difendo, e tanto più mi riempie di collera che questo grosso strumento sia stato, non si sia tentato di cambiarlo per correggere quello che non capiva o che non aveva fatto, è stato demolito. Questo era, voglio dire, molto più delle affermazioni politiche che spesso non condivido, e questo, come forse ho fatto un po' d'UNESCO, questa distruzione di corpi, di vite, di aggregazione che è stata fatta, è stato un grande errore, è stato un errore umano prima che politico, ed è stato qualche cosa che non è
giovato al paese. Insomma, voglio dire, se Occhietto e D'Alema, perché tu mi hai implorato di essere, e D'Alema mi rimprovera di essere stata ingenuosa con loro, avessero detto, insomma, la dittatura del proletariato è stata un grande errore, sbaglio, cazzata, e noi dichiariamo di essere una grossa forza socialdemocratica, cosa che peraltro sempre sono stati, perché al di là del Partito Comunista, della grande socialdemocrazia progressista, non è stata, non poteva neanche essere. Io avrei discusso, perché non do sulla globalizzazione lo stesso giudizio che dà Gianni, però avrebbero traghettato questo corpo. Ma è possibile che noi dobbiamo avere o appunto una società melmosa, individualista, ingenerosa, poco solidale, questa roba che è l'Italia adesso, oppure il regime sovietico. Così presto si è arrivata diciamo, la capacità di invenzione, di azione di chi aveva ereditato un patrimonio così grande. In questo senso Berlinguer, di cui un bel ricordo, umanamente passato, ha fatto un grosso errore nel mandare fuori noi. Noi forse eravamo qualche cosa che avrebbe potuto, esprimavamo qualche cosa che avrebbe potuto, compresa la grandissima non solo curiosità, ma senso di colpa che ci davano a loro giovani, perché un partito così cauto, così prudente, e poi c'era tutta questa gioventù del 68, perché io sono stata messa fuori nel 69, e nello stesso anno una grande rivolta operaia, chi veniva su nel 68 non aveva precedenti storici. Io non posso dire che il 68 stava nell'album di famiglia, non stava. Certe derive del 68 stavano nella famiglia. Insomma, voglio dire, questi sono errori che un partito paga. Però quando quel partito non c'è più, quando non c'è quel partito aggiornato e trasformato, poco si riesce a fare. E questo è il... Io credo che in quello che dice Gianni, per chiudere poi con lui, c'è una verità marxiana, magari lui non se la ricorda, e cioè che con l'avanzare del capitalismo si creano le condizioni di una... Non è possibile una rivoluzione del capitalismo, non c'è stato per una rivolta, e del resto l'Unione Sovietica l'ha dimostrato. E però non è così automatico, perché che cosa vediamo arrivare avanti adesso? Vediamo arrivare avanti al più dei nazionalismi progressisti, come quello che sta succedendo in America Latina. Non sono comunisti questi che vengono avanti. Oppure vediamo delle rivolte che esprimono un no, ma di orizzonte ridotto. Sono i movimenti che piacciono molto all'amico Bertinotti, per il quale peraltro io voto e continuo a votare. Insomma, non siamo in presenza, e tantomeno mi piacerebbe credere quello che pensa Negri, dice ormai insomma, la globalizzazione mette al lavoro tutti, produce una moltitudine, questa moltitudine è sostanzialmente eversiva. No, non è eversiva questa moltitudine, noi stiamo vivendo proprio il contrario. Allora, la prima cosa che mi ha spinto a scrivere questo libro era, basta dire tante scusate, cazzate su di noi, facciamo un discorso un po' più serio di questo. Io sono disposto a dire che è stata una grande tragedia, dico anche, l'ho detto anche oggi tremando di spavento in televisione, che è stata una grande sconfitta. Non considero che è stata una grande ipotesi delinquenziale. Sono d'accordo con il nostro Premier quando dice che il comunismo è contro natura. Perché è vero, la natura è una natura
che si mangiano l'uno con gli altri, e con frattura vivere un'esperienza di solidarietà. Allora, questa è stata la prima, scusate, la prima cosa che mi ha spinto a scrivere questo libro, che mi ha fatto fare questa esperienza sulla memoria. La seconda cosa che mi ha fatto scrivere questo libro è che volevo parlare ai miei ragazzi del manifesto. Io chiamo ragazzi perché quando uno ha 20 anni di differenza di vita, sempre chiamo ragazzi quelli che ne hanno ormai. Quanti anni? Non voglio sapere, lasciamo perdere. Queste ragazze che ci sono, perché io devo dire 52, che vergogna, madonna. Vabbè, insomma, erano venuti che avevano 17, 18 anni e erano, insomma, forse eravamo anche un po' terrorizzati reciprocamente. Io non l'ho visto tutto questo terrore rispetto al terrore di cui parlava prima affettuosamente Gianni, perché venivate da me, eravamo due uomini e una donna, la più vecchia ero io. Quando avevano dei problemi, credessi che andassero a piangere sulle spalle di Pintor? No, e nella mia stanzetta entravano, raccontavano tutti i loro problemi, terminavano dicendo che era una madre castratrice, non mi ricordo se e poi uscivano tutti contenti, abbastanza sollevati e di buon umore. Ma perché? Lo potevano anche dire perché io... Per un lungo periodo sono rimasta dicendo, ma questa prudenza, questa capacità di attendere, questa capacità di tenuta dei tempi lunghi, che era anche una virtù dei comunisti, di non sciogliersi al primo, non ci ha fatto diventare troppo opachi ai cambiamenti, opachi a quello che succede. E adesso, col tempo che è passato, io vorrei e spero che anche i non più ragazzi del mio giornale, sui quali è passato l'89, è passato il 93, è passato terribilmente il 96-2001, che non è stata una bella esperienza a sinistra al governo, voglio sentire che cosa mi dicono. Dubito che qualcuno di loro senta per me quella... come dire, quell'affetto, quella riconoscenza che ho sentito in te, Gianni, perché ci vuole anche, come io non ho risentimento verso il Partito Comunista, anche tu non vai come perché è passato il tempo anche, perché la nostra è stato anche un rapporto fra generazioni, proprio lì fra noi e più giovani, noi c'erano 20 anni di differenza, era anche un rapporto complicato. Per una seconda ragione ho scritto questo libro, perché non ho voluto scrivere, volevo non scrivere per gli addetti ai lavori, diciamo, i quali addetti ai lavori, per la verità, gli storici di professione, per adesso, e i comunisti, gli storici comunisti, o quelli della mia generazione comunista, tacciono in modo completo, non parlano, non ho una risposta. Credo che fra qualche giorno ci sarà qualche cosa, ma insomma, no, non hanno parlato. Poi io volevo scrivere alle donne, per le donne, perché un'esperienza che gli uomini qui presenti non hanno fatto è che però viene fuori come domanda sia dall'intervento di cui voglio riflettere di Guglielmi, sia da quello di Franco Moretti, e insomma, com'è che questo come è scritto questo libro? Com'è che nella prima parte lei ci dà l'immagine del padre, della madre, e nella seconda, no, sono più storie politiche che immagini di creature viventi che appaiono. Io l'altra sera ero a Verona, in un circolo femminista, di ragazze molto intelligenti, Adriana
Cavarero mi ha detto: ma però tu sei proprio spietata con te stessa, perché insomma, hai sottoposto quello che potevi essere alla disciplina di un partito comunista, che è una disciplina pesante. Io non mi sono sottoposta molto, spero che mi hanno mandato via. Ma mi domando, è possibile dire la Rosanna era una donna nella cultura, possibilità, eccetera, che poi si è sacrificata dall'esperienza di partito? Non si può dire questo. Si può dire che non è stata capace di scrivere, perché già dura scrittura, cosa che io sento, anche perché io credo che la scrittura del Novecento avrebbe bisogno di un grande scrittore. Io sono una giornalista che ha cercato di scrivere un po', ma insomma lì ci vorrebbe la zampa di un grande, di uno di quelli delle opere mondo di cui dici tu. E non sono stata capace di fare questo. Questo è un problema. L'altro dire, e questo resta una cosa irrisolta, l'altro dire però, chissà Rosanda cosa sarebbe stata se non fosse stata comunista. Io poi ho fatto una gaffa, ho detto Adriana Cavarero, beh, che lei è una professore universitaria, senza non pensando che fosse, beh, cosa sarei stata? Professore università, e allora? No, ma perché dico quello che volevo dire e chiudere è che l'intervenire sul mondo può essere, come dice Direa, un grande abbaglio, certo una grandissima presunzione, certo è una grande passione. Non è vero che è una vicenda del razionale, non è vero che è la vicenda di qualche cosa su cui tu dici a te stesso: adesso faccio questo, mi sacrifico, mi occupo di... Io considero, ho scritto anche, che neanche quella di Madre Teresa è un'esperienza di sacrificio, e a me poi non piace Madre Teresa, insomma, però che non è vero che il dire gli altri passano prima di me, una persona del mondo parla prima di me, sia un'esperienza oblativa, è un'esperienza arrogante, se mai, questo qualche volta si può rimproverare, e che dà una grandissima soddisfazione anche quando sei sconfitto, perché io non conto niente, tutto, io sono sconfitto in tutto, non conto 0,0 nella politica italiana, e sono circondata da amici come voi, persone che contano molto più di me, e voi arrivate qua. Insomma, che cosa vi muove? Che cosa vi ha mosso? E che soddisfazione mi viene? Perché d'altra parte dico, siamo qui tutti insieme, ma domani l'Italia va avanti come prima. Muove, credo, il fatto che la pulsione, Freud ha parlato della pulsione amorosa libidinale, io credo che la passione del potere, del poter fare, dell'agire sugli altri, sia profondissima. Forse nasce da un'antica paura di non poter far niente di fronte alle belve, al mondo, alla lotta, eccetera, però è molto forte. E quando poi la fai, l'ho scritto anche come comunista, cioè dici: la faccio questa cosa, però non metto in tasca un soldo, sacrifico la mia vita, sono piuttosto povera, sai, è tutto, come dire, soddisfazione di chi hai fatto un'esperienza di potere, perché poi degli altri, anche nello scrivere, poi lo senti che capisci di più, che aiuti gli altri, che li fai, e nel medesimo tempo sei con la coscienza assolutamente a posto. Questa vicenda dei comunisti del Novecento va raccontata meglio di quella che io non abbia potuto fare. È stata una presenza senza il quale il Novecento non è decifrabile. Non è decifrabile. Non, io nego che sia stata un'esperienza di un errore. Anche tanto più che non capisco che cosa voglia dire
storicamente un errore. Non ho capito. Posso dire che un errore politico scegliere questo o quello, ma un'esperienza quella del, che viene giù per il libro della Rivoluzione Francese e arriva fino all'89 è un errore. Cosa, non vuol dire nulla. È stata una grande esperienza storica, fa parte, è una delle asse dominanti di questo secolo. Io non direi, non posso definire neanche il nazismo come un errore. Posso definirlo come un'esperienza tragica e orrenda, con la quale io non accetto di avere nulla a che fare come gli esposti estremisti, cioè le comunità da parte. No, non c'entriamo proprio niente con quella storia lì, e io resto una che è un fascista, non vuole vederlo neanche da lontano, per una differenza genetica. Però questo è... Resta questa questione che lega, mi pare, dovrebbe legare il movimento delle donne a diciamo gli elementi di crisi del secolo e anche gli elementi di crisi profonda che attraversa la società oggi. Cominciare a smettere di dire ci sono la ragione e i sentimenti, le pulsioni e la ragione, il razionale e l'irrazionale, la parola e il silenzio. Queste sono grandi parole, secondo me, scusate l'espressione poco elegante, però se non superiamo questo, forse non capiamo neanche quella che è stata la storia della modernità, ma anche, insomma, le rivoluzioni sono un grande fatto di passione e ragione, le rivolte un po' meno, possono essere un grande fatto di passione ma poco di ragione. Come vedete, sono rimasta assolutamente una comunista impenitente, come capita ai vecchi anche, perché poi a un certo punto non si ha più l'elasticità mentale per tornare indietro. Se dovessi scrivere la seconda parte del libro, cosa probabilmente non farò mai, cioè cose, e non sarei la donna del... sarei la vecchia del 2000. Conta essere, non essere vicina. Io penso che voi la dovete scrivere questa cosa. Franco la deve scrivere, tu la devi scrivere. Guglielmi l'ha scritta e continua a scriverla a suo modo, dandoci delle lezioni che io qualche volta non ho capito, gli avevo avuto qualche scuola. Quando i ragazzi, lui hanno scoperto, io ero furiosa contro l'americanismo dilagante, e io nello sofficito, la mattina entravo e trovavo Guerre Stellari, oppure L'impero colpisce ancora. Adesso scopro che siete stati voi per dirmi: questa è la modernità che tu, vecchiaccia, non capisci. E dicevo, sarà la modernità, ma mi fa schifo. E quindi insomma, io ringrazio tutti. Questo problema, credo, ci investe tutti. I conti con queste categorie della storia restano da fare. Bene, io credo.